E ciao a tutti ragazzi, qui è il vostro Karate 10 che vi parla. Oggi ci troviamo dal cinese di fiducia per andare a comprare un oggetto, una cinesata di quelle potenti. Ma prima di iniziare vi ricordo di iscrivervi al canale, lasciare un bel mi piace e attivare la campanellina per essere informati sopra le news del canale. Allora ragazzi, io ora sto entrando verso il negozio ed eccoci ragazzi all'interno. Ora ci dirigiamo presso il reparto tecnologia e vediamo di trovare qualcosa. Io avevo pensato di acquistare questa soundbar che non funzionerà mai nella vita, però qua dice che c'è la modalità multicolore, il controllo vocale, il filtraggio per la soppressione del rumore, automobile, c'è una macchina dentro, una festa, un'attività all'aperto e delle luci RGB con il wifi. E un telefono, ti danno pure il telefono. Per 10 euro, sembra una cinesata di quelle ottime. Ragazzi, oltre a questo c'è un sacco di roba. Scrivete hashtag cinese nei commenti per vedere se li dobbiamo provare tutti quanti. Comunque ho scelto. Prenderemo questa cinesata potente. Prendiamola in fondo, ragazzi. Ecco qui, ragazzi. Ora ce la portiamo e speriamo. E ci vediamo a casa per l'unboxing. Ragazzi, comunque ho visto che per la modica cifra di 11 euro ci danno anche la modalità pro, però molto brutta. Proviamo la modalità da 10, la modalità non pro. Beh, speriamo vada bene. Ragazzi, facendomi un giro per questo reparto sono riuscito a trovare il controller della Foyu, nuova marca di controller conosciutissima, che vende controller per la PS3. Questa no, è l'Arango, nuova marca, ce la conosce, la conosciamo tutti. Foyu, che sembra il controller della PlayStation 1, con le X un po' più carine. Vabbè ragazzi. Ragazzi, alla fine ho comprato questa cazzata. Lo so che è una cazzata l'oggetto, ho fatto una cazzata pure a spendere 10 euro per questa cosa. Speriamo che almeno gli LGB, come nella foto, si vedranno bene. E c'è un'automobile dentro, perché sennò scrivono solo bugie negli scatoli. Qui ci sono anche la modalità pro bianco, la modalità pro nera. La foto è nera, solo che dietro dice che è bianca. A chi devo credere? Vabbè, marca conosciutissima dell'Arranco. E che vi devo dire? Sensibile al suono? Abbassa pure tutti i rumori intorno alle persone e meglio di questo non potevo. Cioè, su Amazon costa 30 euro. Qui 10 euro dal cinese di fiducia sotto casa. Vabbè ragazzi, vedremo se ne valsa la pena. Io nel frattempo ho perso i miei genitori, non so dove stanno. Vabbè ragazzi, li troverò piano piano, spero. Ragazzi, alla fine l'ho comprato, ho speso questi 10 euro per questa cacata. Ma prima di iniziare vi ricordo di iscrivervi al canale e lasciare dei mi piace per supportare questo acquisto. Ma non siamo da soli per questo unboxing cinese, super cinese, cinesata. Chi più ne ha più ne metta. C'è anche il nostro fratellino qui. Ciao. Vabbè ragazzi, procedamus. Allora, pure aperta me l'hanno data la confezione. Allora, la apriamo. È cinesona. Guarda, l'abbiamo presa dai cinesi. Fasulla. Apertura. In primo piano una base. La mettiamo da parte, l'automobile ancora non c'è. E che è questo? Lo lasciamo lì. Cavo USB-C con
portacavo pure tutto sporco, a modo di cinese, USB-C ragazzi, e lo mettiamo in bace. Ora il pezzo forte ragazzi, Che è sto coso mini? è un coso, non saprei. Ma fa Voglio schifo. ragazzi, c'è pure la pellicola. Ma fa schifo, è meglio con la Pro. Madonna ragazzi, che bella la spellicolata. Guardando attentamente lo schermo, non ci sembrano essere tracce di cinesi. Ora la dobbiamo solamente accendere. Dove si Beh, apre? proviamo prima la. Basetta ragazzi, prima di accenderla, Le regole? regole non ce ne sono. Eh sì, Maru. Ragazzi, l'abbiamo messa sulla basetta. Beh, Wow. ragazzi, mo l'accendiamo e vediamo. Fa delle cose. Si illumina, ragazzi. Allora, qua dice che power, accensione, poi ci dovrebbe essere color bright, colore della luce e poi velocità. Color che fa. Ragazzi. Ecco qui, ragazzi. Non si capisce niente, ragazzi. Poi c'è velocità. Questo qua si è ingannato qui. Sì. What? Ah, va a controllo vocale, ragazzi. Quando si parla, questo qua va. Già è qualcosa se funziona, ragazzi. Proviamo la velocità. Ragazzi, vabbè. Mettiamola da parte perché sopra la scatola c'era scritto controllo vocale, filtraggio della soppressione del volume. Queste parole molto avanzate. Poi c'è un telefono, quindi sarebbe a significare che c'è l'applicazione. Vammi a prendere un telefono Prendo uno scascio, tu. No, no, prendimi quello papà. Ragazzi, il cavo di 1 metro. Vabbè, non è 1 metro, saranno 30-40 centimetri. Questo mo lo attacco qui. E lo attacchiamo alla spina. Ecco qui. Lo attacchiamo. Ora l'attacco un attimo qui e lo mettiamo in carica. Portato? Ecco qui. Ora è pure in carica. Solo per precisare, ragazzi, non ci entra la spina. È talmente grande che la spina non ci entra dentro. Esce, vabbè. Ora vediamo se funziona con il Bluetooth. Comunque qua fa delle animazioni, ragazzi. Sarebbe molto bello farvelo vedere. Ragazzi, il telefono non c'è. Prendimi il telefono. Non facciamo questi fail in cam. Vabbè, nel frattempo che mi prende il telefono, testo olfattivo. Ragazzi. No, no, non si può, ragazzi. Mettiamo tutto. Allora, Bluetooth. Dispositivi disponibili. Ingenico, No, che no. SumUp 109. Per utilizzare questo dispositivo occorre un'applicazione. E io l'applicazione non è che me la posso inventare. Proviamo. SumUp 109. Brightness. No, ragazzi, l'applicazione. Farò qualche ricerca e troverò l'applicazione. Ragazzi, 99esimo tentativo, ci siamo riusciti. E l'applicazione, da precisare, Total Cinese. Store della Cina, Cin Cin Store, chi non lo conosce, Cin Cin Store mi dice
che l'applicazione Cin Cin, vabbè, così, iPhone Cin Cin, Colorful Light si chiama, sarà una cazzata, una cacata o cosa? Proviamo. Colorful Light. L'applicazione esiste. Esiste. Ok. Allora. Oh my god! Wow! Se lo prendete questo qua, dentro non c'è niente. Fate la foto a questo telefono che vi promettevano all'interno. Con l'Inz vi porta su Amazon. Prendete il QR code che sta dietro il coso, la striscia LED di Amazon. Prendete un altro telefono e scansionatelo. Se no, guardate. Qui si è aperto. Video, che è più facile. Capisci? I permessi. Okay. Ma mi rubano la wifi. Schermata per schermata escono le caratteristiche dei vari tipi di armi. Attenzione, è entrato un disturbo, l'output è sospeso, attento, forse ci stanno tracciando, stacca! Mi hackerano dalla wifi, no? Sì, esagerato. Vabbè, allora ragazzi... Fatemi togliere il Bluetooth da qui. RGB associati. Si sta associando. What? Ragazzi, qua mi dice, ma è più là tu, che non si capisce niente qui. Si sta associando, associato. Mo vado qui, modo. Bluetooth. Vabbè, è cinese. Ultimo tentativo. Ragazzi. Istruzioni? Tap the button of the list of the right. Shake your control, shake your phone. Era la poesia di quelli che ci davano elementari le maestre di inglese. Shake your color, shake your phone, change your light color. Madonna, non si può andare avanti così, ragazzi. Poi vengono i mostri dall'altro. Allora. Io ragazzi non... Nicola, e basta. Ok. Proviamo con questo altro telefono. Ragazzi... ci ho perso le speranze io. Shake your phone, shake your color, shake your phone and colors now. Proviamo così. Se non va non lo comprate, ve lo dico io. Firma Nicolò Leone. Io ho perso 10 euro. Vabbè ragazzi, io ci farò qualche altra prova e vediamo. Bene ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto. Comunque io ho consiglio tecnico da darvi. Non comprate questa cosa. Perché vi ritroverete con 10 euro persi e una striscia che funziona solo a controllo vocale. Io la spengo ora e vedrò se me la cambieranno i cinesi sotto casa. Bene ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto. Da Karate 10,